Il corso di laurea magistrale in Economia, Politiche Pubbliche e Sostenibilità è adatto a chi è interessato a contribuire a un processo di rinnovamento della società in linea con gli attuali obiettivi nazionali e internazionali di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Lo scopo del corso è quello di formare figure professionali in grado di progettare e valutare politiche di regolazione e sostegno allo sviluppo di imprese e territori. L'approccio multidisciplinare è un punto di forza del corso. Sono previsti insegnamenti di area economica, aziendale, giuridica e di analisi dei dati. Gli insegnamenti di area economica riguardano principalmente la progettazione, il monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, come ad esempio le politiche sanitarie, di welfare e per l'innovazione, il ruolo delle istituzioni nella crescita economica, lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo umano. L'insegnamento di analisi dei dati propone approfondimenti di statistica e econometria, le aree aziendali giuridica trattano contabilità pubblica, gestione delle risorse umane e diritto amministrativo. Nei 2 anni di percorso formativo alcuni insegnamenti sono comuni a tutti, mentre altri sono a scelta a seconda dell'area di interesse dei singoli studenti. Gli sbocchi occupazionali consistono in ruoli di responsabilità in amministrazioni pubbliche, private e del terzo settore. Un ulteriore sbocco è l'ambito della consulenza ad imprese e istituzioni. I principali profili professionali associati al corso sono economista esperto, responsabile area monitoraggio e valutazione, responsabile area pianificazione e controllo, manager della sostenibilità. Un'altra opportunità è il proseguimento degli studi in un master di secondo livello o un dottorato di ricerca. Un valore aggiunto di questo corso sono gli stage, che possono svolgersi presso enti esterni, come pubbliche amministrazioni, istituzioni, centri di ricerca, imprese e organizzazioni del terzo settore, oppure presso il nostro dipartimento. Gli stage in enti esterni permettono di mettere in pratica le conoscenze apprese in aula, confrontandosi direttamente con gli operatori pubblici e privati. Gli stage interni al dipartimento costituiscono invece un'opportunità per collaborare più strettamente con i docenti come research assistant. Lo stage inoltre può diventare parte integrante del progetto di tesi finale, essendo allo stesso tempo un primo approccio con il mondo del lavoro. Se si vuole fare un'esperienza di studio di ricerca all'estero, vi è la possibilità di partire per l'Erasmus e di scegliere tra oltre 70 sedi universitarie. All'estero si possono anche effettuare tirocini formativi presso istituzioni pubbliche, imprese, centri di formazione e centri di ricerca. I laboratori e la discussione di casi studio sono caratteristiche di molti degli insegnamenti e consentono di entrare nel vivo della materia e mettersi in gioco. Sono molto utili anche le testimonianze e seminari professionalizzanti di rappresentanti del mondo del lavoro. Piccoli numeri e modalità didattiche innovative favoriscono l'instaurarsi di uno stretto rapporto con i colleghi e le colleghe, con i quali si ha modo di svolgere lavori di gruppo e presentazioni in aula per lo sviluppo di soft skills, quali teamwork e problem solving. Il corso è inserito in un contesto urbano vivace e stimolante per lo studio, grazie anche alle numerose attività didattiche e culturali proprio di una città universitaria come Modena, nota per l'elevato livello di qualità della vita e per i servizi a misura di studente.